Che dire, dovevamo essere qui per parlare della partita, per fare l'analisi che faremo domani sera in live sulla piattaforma Viola, quindi vi invito a seguirci lì. Ragazzi, è inevitabile, bisogna parlare di quello che è successo ieri, perché è inqualificabile l'offesa fatta ai sampdoriani. Qualcuno l'ha definita come l'offesa più grande fatta ai tifosi blucerchiati dal 1946 e penso che più o meno sia la verità. Quindi un saluto a tutti gli amici del Cornell Sampdoriano. Prima di iniziare, come al solito, vi invitiamo a mettere un pollicione in su se il video vi piace, iscrivervi al canale e seguirci, come vi ho detto prima, in live mercoledì sera su Twitch. Quindi qualsiasi cosa ci trovate lì e partiamo perché bisogna parlare di quello che è successo ieri. Bisogna parlare di una figura come quella di Massimo Ferrero, che alla fine è ancora in società. Questo è il parere che mi sono fatto io. E questo è un video anche per mettere a confronto diverse idee di sampdoriani, quindi scriveteci quello che pensate, scriveteci quelli che sono i vostri pensieri, ed è importante anche per noi sapere la vostra. L'idea che ci siamo fatti, che mi sono fatto, ma è molto simile a quella di alcune persone che abbiamo visto per esempio in live, molti erano d'accordo con me. La figura di Massimo Ferrero non sarebbe mai andata dalla Sampdoria. Mi spiego meglio. Massimo Ferrero è stato arrestato nel dicembre, penso, del 2020, quindi quasi 2 anni, un anno, scusate, 2021, quindi quasi un anno è passato da quel giorno che sembrava bellissimo, sembrava la liberazione. Evidentemente non è cambiato tanto, perché Massimo Ferrero è rimasto e si vede nelle scelte, si vede nella gestione della società, perché la Sampdoria adesso è una squadra completamente allo sbando. In campo stiamo vedendo una Samp, secondo me, più organizzata, di questo ne parleremo, come ho detto prima, in live domani sera, però si è visto secondo me un ambiente in cui non è facile lavorare. È stato esonerato Giampaolo, un allenatore che ha fatto male indubbiamente, ed è stato preso Stankovic, che è un allenatore molto valido, che è un allenatore che io rispetto e stimo per quello che sta facendo, secondo me sta facendo un ottimo lavoro. Però il discorso che abbiamo fatto anche live insieme, chi voleva Stankovic quando D'Aversa è stato esonerato? Massimo Ferrero, che è arrivato Dejan Stankovic, e questo secondo me è la conferma. Ieri è stata la prima uscita casalinga della Samp di Stankovic con appunto il tecnico in panchina, chi è arrivato? Massimo Ferrero. Io voglio pensare che lui fosse presente per seguire la Roma, che è la squadra che tifa. Ho molta paura che non sia così. Ho molta paura che non sia così. Ho molta paura che alla fine l'incubo che avevamo alla fine sia in realtà. E adesso ci sono diverse strade, ci sono diversi modi di pensarla. Prima di andare a vedere questi, però, andiamo a capire cosa è successo ieri. Un primo tempo che sembrava tranquillo, uno stadio molto bello ieri. Devo dire la verità, una sud stracolma, bene anche la nord, bene distinti. Uno stadio, sembrava essere una partita come le altre. Anche perché la Samp era passata in svantaggio, quindi una partita come le altre. Dopo il rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini, imparabile, anche se Odero aveva intuito. Cosa succede? Al minuto 25 la Samp stava anche giocando bene, secondo me ieri ha espresso un buon calcio nella prima frazione. Attorno al 25esimo minuto entra Massimo Ferrero, scortato, e il presidente Barcolana viene informato subito di questo e si allontana. Non si è capito bene se è andato proprio via dallo stadio, se si è chiuso in un ufficio. Comunque non è stato assolutamente di suo gradimento questo. E è la conferma, penso, della persona di Marco Lanna. Una persona fedele, una persona innamorata. Io mi ci rivedo molto in lui, perché sta lavorando, magari alcuni possono
storcere un po' il naso, non è esperto, però lavora con amore, lo fa per la Sampdoria, sta tenendo lui a galla tutto ciò. Quindi, secondo me, molti meriti sono anche suoi. Lui, secondo me, sta un po' soffrendo anche questo, nel senso che è ben consapevole di quello che sta succedendo, è consapevole che qualcuno in società è dalla parte di Massimo Ferrero, e questo lo si è visto, perciò assolutamente questa è una cosa che va rivista. Detto questo, Massimo Ferrero poi alla fine del secondo tempo verrà scortato fuori dallo stadio, e poi il resto è storia. I tifosi che vanno a cercarlo, e beh, bravi loro. Loro sono stati veramente bravi. Io avrei fatto molto di peggio, però purtroppo non ho voluto rischiare, ma diciamo che loro hanno fatto bene. In cuor mio sono dalla loro parte, così penso come tutti i sampdoriani. E dopo la partita, caos totale. Un secondo tempo in cui la Samp non ha giocato bene, molto disordinati, ma di questo ne parliamo appunto domani sera. Cosa è successo nel post partita? Ci sono diversi modi di pensarla. Io penso che qualcuno in società, che era la paura di molti, sia ancora dalla parte di Massimo Ferrero. C'è la figura di Romei, c'è la figura di Vidal, ci sono altri protagonisti, ma io mi concentrerei più su loro due, specialmente Romei, che è una persona di cui no, non mi fido per niente. E se, ecco, la mia paura più grande è questa: se c'è veramente questa cessione, se c'è veramente questo Altani, questo Di Silvio che continua a fare promesse, che continua a posticipare questo closing, era lunedì, poi giovedì, i soliti giornalisti che speculano sulla notizia, diciamo che la situazione per la cessione così si complica e basta. In questa maniera si andrà avanti poco. Quindi in questi momenti ci vuole silenzio da parte di Silvio, da parte di Parodi, da parte di chiunque, lasciar lavorare con calma e poi sperare che arrivi questa benedetta cessione. Dall'altra parte c'è una parte di sampdoriani che pensa che lui sia andato solamente allo stadio per fare un dispetto, che la cessione arriverà a momenti che tutto sta andando per il verso giusto. Spero che abbiano ragione, ma io faccio fatica a pensare questo, perché davvero sì, probabilmente l'ha fatto come dispetto, sono d'accordo, però è una conseguenza, secondo me, tutto un filo connesso, e quella di ieri, la presenza di ieri è solamente una conseguenza di quello che sta succedendo in società, bene o male lui c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Quello che possiamo fare noi è stare a fianco alla Sampdoria, andare allo stadio a Cremona, noi saremo presenti. Quindi è un lunedì sera, orari di merda e tutto, però bisogna stare vicino alla Samp in questi momenti. E manca poco meno di un mese alla pausa per le nazionali, quindi il tempo per rimediare ancora c'è, perché è un campionato stranissimo. Però, specialmente in questi momenti, bisogna rimanere a fianco della Samp, a fianco dei nostri colori, quindi cerchiamo di sostenere la nostra Samp in qualsiasi maniera. Detto questo, vi ricordiamo, mercoledì sera, quindi domani sera, live alle ore 21 su Twitch, per parlare di questa vicenda, per sentire la vostra, potete scriverci come al solito, noi vi risponderemo in live. Lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, commentate, fate quello che volete. Da Mattia è tutto, da Corner è tutto, sempre Forza Samp.